Anche dopo la presa del potere, il fascismo opera una violenta repressione del dissenso. Don Giovanni Minzoni, sacerdote antifascista, organizzatore del movimento scout, viene ucciso dagli squadristi di Italo Balbo il 23 agosto 1923. Giacomo Matteotti, deputato socialista, dopo aver denunciato alla Camera le ripetute violenze fasciste, viene rapito e ucciso il 10 giugno 1924. Piero Gobetti, filosofo, editore e giornalista, muore il 15 febbraio 1926 a Parigi, a seguito delle ferite subite in un'aggressione squadrista. Giovanni Amendola, giornalista, deputato liberal-democratico, viene aggredito da una squadra fascista. Muore in seguito alle ferite riportate il 7 aprile 1926. Antonio Gramsci, filosofo, deputato del Partito Comunista, viene arrestato nel 1926 e condannato dal Tribunale Speciale a 20 anni e 4 mesi di carcere. Muore il 27 aprile 1937. Nello e Carlo Rosselli, intellettuali, socialisti riformisti, vengono uccisi in Francia, per mano dell'Ovra, il 9 giugno 1937. Una mattina mi sono svegliato, il buio intorno a me, mi chiedo perché hanno voluto che ora c'è. Dicevano che era democrazia, hanno ignorato la Costituzione. Il Tribunale Speciale emette 4.596 condanne per complessivi 27.752 anni di carcere o di confino. Vengono eseguite 31 condanne a morte. Oltre agli oppositori politici vengono confinati ebrei e omosessuali, accusati di attentato alla dignità della razza. Il fascismo è un crimine. Il fascismo è stato sconfitto. Bella ciao.